la storia del mio film è la storia di Anna che dopo un passato scuro prova a rifarsi una vita e prova a rifarsi una vita in un luogo lontano dalle sue origini o dove ha commesso questo atto che poi appunto l'ha portata in questa storia molto drammatica. Quindi prova a rifarsi una vita e prova a rifarsela in un borgo, in una comunità felice, dove secondo lei va tutto bene. E poi insomma col tempo scoprirà che appunto verrà riconosciuta anche in un luogo felice come questo e poi appunto affronterà questo inizio della sua seconda vita. Non lo giro solo qui, nel senso che appunto il film è anche in collaborazione con l'Emilia Romagna Film Commission, quindi gireremo parte del film anche a Bologna e a Rimini. Il discorso di questo film non è tanto rifarsi una vita in un luogo lontano dai luoghi della sua origine, ma è più che altro un discorso di risolvere un conflitto interiore, e questo paese, questo borgo, insomma questo luogo permetterà ad Anna di risolvere questo conflitto che ha internamente, che la porterà poi a cambiare città e idea su quello che pensa di aver fatto. Guardo tanti film dove vedo molto spesso le stesse città raccontate nel cinema italiano e a volte vediamo che ci sono dei racconti, non so, mi viene in mente anche Call Me By Your Name, che ci ha permesso di vedere Cremona con questa luce, questa fotografia, raccontare anche che in Italia c'è altro, e in particolar modo questi borghi toscani mi hanno colpito tantissimo, ecco. Il cast è appunto la protagonista Anna e Marianna Fontana, che seguo da tempo dal suo film Indivisibili, a Capri Revolution, e insomma oltre a Marianna Fontana nel ruolo di Anna c'è anche Antonio, che è Giovanni Ansaldo, anche lui un giovane attore che seguo dai tempi insomma di Razza Bastarda e anche Ricordi di Valerio Mieli, e da tempo che anche lui è nei miei pensieri. Poi abbiamo Marco, che è Lorenzo Gioielli, ho pensato a lui, tra l'altro lui aveva già avuto un legame con questo paese, con Peccioli, perché ha fatto una pièce teatrale proprio qui, tratta tra l'altro dal libro da cui è tratto il film, La seconda vita, e interpretava proprio il ruolo di Marco. Quindi lì, ecco, avrei fatto fatica a pensare a un altro attore per questo ruolo. E poi abbiamo anche Nicola Rignanese, che è un attore insomma che ha tantissima esperienza, che ho conosciuto quando appunto ero un assistente alla regia su altri film, e insomma il bello di lavorare prima come assistente e poi come aiuto è proprio questa possibilità che questo reparto ti permette di stare in contatto con gli attori, che un giorno appunto, quando poi c'è la possibilità per un assistente di fare un film, ha come dire, questa possibilità di riprendere i contatti con gli attori con cui ha lavorato, seppur con ruoli diversi.